Cominciamo la giornata odierna dando la parola a Marco Caldironi, che è il presidente di Medicina Democratica, presidente nazionale, che insieme a 37.2, la trasmissione sulla salute di Radio Popolare, ha organizzato questa iniziativa col supporto del gruppo consigliere Milano in Comune, grazie al quale siamo qua. Marco. Sì, buongiorno a tutti e ben arrivati. Io sono appunto presidente pro tempore, anche presidente per certi versi anomalo, nel senso che per la prima volta la Medicina Democratica non ha un presidente che sia un medico. Io sono un tecnico della prevenzione, per cui alcuni accenni che farò nel mio intervento, che riguardano ovviamente gli aspetti della sanità, saranno più spostati su questo aspetto, che in qualche modo poi anche integra quello di cui stiamo parlando oggi. Il titolo di questa iniziativa rimanda a un apparente paradosso, già lo accennavo prima anche Basilio, ovvero un percorso di masochismo istituzionale iniziato con la sanità in salsa Formigoni e proseguito negli ultimi anni. Parlo di masochismo istituzionale in quanto la politica, il pubblico, che sembra si sia dato lo scopo di demolire progressivamente il servizio pubblico con interventi di accompagnamento verso il privato, tramite azioni come quella della costrizione delle liste d'attesa, il definanziamento del servizio pubblico, investimenti puramente di carattere edilizio, anziché sui servizi, delibere sulla presa in carico della cronicità, con le modalità che vi verranno illustrate e criticate, e ultimamente con il balletto sui tramoenia e extramoenia relativo alla libera professione dei medici del servizio pubblico. La Medicina Democratica è stata in prima fila 40 anni fa sia per il superamento del sistema mutualistico delle cure, sia per una configurazione del sistema sanitario nazionale tale da garantire un intervento unitario su vita in fabbrica, ambiente, vita all'esterno delle fabbriche, residenza, quindi in primo luogo fondato sulla prevenzione e poi sulla cura e la riabilitazione. Senza entrare nel tema più specifico della giornata odierna, voglio brevemente fornire un apporto su un tema comunque strettamente correlato, per il semplice fatto che ogni cittadino, ogni utente del servizio sanitario è anche, in un modo o un altro, un lavoratore o una lavoratrice. L'elaborazione che ha portato alla riforma sanitaria del 78 ha spostato le competenze sulla vigilanza, sulla sicurezza e l'igiene del lavoro a livello regionale, e nell'ambito della sanità, in una visione complessiva, correlata, sicurezza sul lavoro, igiene di vita residenziale, salubrità ambientale e centrata sulla persona. Come noto in precedenza e oggi nel resto d'Europa, la vigilanza è in capo ai Ministeri del Lavoro, quindi centralizzata, se non in alcuni casi affidata ad agenzie ibride come Svizzera, al SUVA, l'equivalente del nostro INAIL. E questa purtroppo è anche la tendenza ultima nel nostro paese. Con l'improvvido referendum del 1992 il collegamento fabbrica residenza ambiente è stato spezzato con la creazione dell'Agenzia di Protezione Ambientale ed è in pieno corso la deriva dalle unità socio sanitario locale al modello aziendale delle ASL o ATS per l'Unione Lombardia. Un'organizzazione che mette al margine i cittadini, i tempi, i lavoratori e anche gli enti locali. Oggi appunto in una fase di distruzione progressiva dei principi e delle basi operative della riforma. Una visione unitaria, quella della riforma sanitaria, che è stata via via abbandonata e di cui vediamo ulteriori passaggi nell'ambito della cosiddetta devoluzione completa delle competenze in materia di sanità e salute alle regioni in discussione in questo periodo. Sul tema della sicurezza e più in generale dei servizi territoriali, la Regione Lombardia e la riforma di Maroni delle strutture aziendali AS e ASST hanno confermato una tendenza pressoché all'abbandono. Sono molti sassolini che, staccati dal pendio, stanno determinando una frana anche quando apparentemente sono in controtendenza. Faccio un caso concreto. Il giorno dopo la strage operaia della Lamina, il governatore Lombardo ha promesso, dopo anni di abbandono e di perdita di personale, di contrastare il fenomeno infortunistico a partire dal reperimento di nuovo personale. Prima 40, poi 60, rispetto a tutta la regione, alla fine ci si è assestati su 45. Il numero è il risultato contabile dalla distribuzione di un importo di oltre di circa 8.300.000 euro, che è costituito dai proventi delle sanzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, erogate nel 2017, dei servizi di prevenzione e salute del lavoro della Lombardia. Quindi hanno preso quei soldi
e ci hanno visto quanti dipendenti, tra virgolette, potevano venire fuori. Per esattezza, circa 6 milioni per assunzione a tempo determinato, per 3 anni, di 45 persone, persone che concretamente saranno pronte a essere pienamente operative, conoscendo bene questa professione perché è il mio mestiere, al termine di quel periodo, nel senso un termine della prevenzione non è pronto il giorno dopo che viene assunto, anche se magari laureato, perché le lauree, i titoli di studio purtroppo non danno il senso e la conoscenza della fabbrica, dei luoghi di lavoro e del tutto quello che c'è intorno. 1 milione per strumenti e attrezzature che consentono operatività del nuovo personale, parlamento dell'automobile, del computer, eccetera. 1 milione per contratti libero professionali, non meglio, cioè precisati, ma non meglio definiti in termini di finalità. Quindi si prendono i soldi delle sanzioni di un anno, che finora non erano stati impiegati in minima parte, nonostante quanto è prevista la normativa, per il potenziamento dei servizi di prevenzione in materia di sicurezza, per quello che è al più un mantenimento delle situazioni attuali e per assunzioni che sono comunque sufficienti a durata a tempo determinato per il tutto, condito da un obiettivo dichiarato non di rafforzamento principalmente della vigilanza, cioè del prendere e andare nelle fabbriche, perché in termini terra a terra, o di revisione dei rapporti tra i servizi sanitari e le realtà sociali, il lavoratore, il rapporto che si è deteriorato, comunque non è più forte da molto tempo, ma indicando come obiettivo principale i cosiddetti piani mirati, fondati su azioni, qui anche l'inglese è sempre più una forma per mascherare, di empowerment, ovvero di assistenza alle associazioni datoriali. Il passo è breve verso assistenza ai singoli datori di lavoro, perché anziché vigilanza si va a fare quella che di fatto poi diventerebbe una specie di consulenza. Mentre si calano sugli operatori ulteriori incombenze burocratiche in nome dell'anticorruzione che riducono la loro operatività. Dobbiamo andare sempre ormai come carabinieri in due, perché uno deve curare quell'altro. Nel frattempo, le ATS, in particolare quella di Milano, che è il risultato dell'accorpamento di ben 4 ASL, stanno smantellando i servizi territoriali periferici nelle province di Milano e Lodi in particolare, in nome di una razionalizzazione che chiude sedi e deporta lavoratori. Tra i casi più recenti è quello della ventilata chiusura del laboratorio di prevenzione di Paraviaro, parliamo di una struttura che tra l'altro ha seguito gran parte della parte analitica dell'emergenza legionella di Bresso e zona, quindi un laboratorio che controlla le acque potabili e tutti quei parametri che servono per garantire la salubrità ambientale più ampia. Fermo quanto sopra, lo scopo dell'iniziativa odierna, nel meglio comprendere la rotta regionale e non solo, è sicuramente quello della condivisione dell'analisi e quindi l'individuazione di obiettivi, in particolare quelli generali, quelli fondanti ruolo d'azione del servizio sanitario pubblico e universalistico permeabile alle istanze sociali per contrastare la deriva che abbiamo detto. Da ultimo, mi permetto di ricordare due persone. Primo, Luigi Mara. Al primo Luigi Mara abbiamo dedicato una giornata sabato scorso. Si tratta di una figura impossibile da sintetizzare in poche righe, ma sicuramente un protagonista, prima e dopo la riforma sanitaria, di una visione della salute e dei servizi sanitari veramente olistica, comprendendo in tale accezione anche quella di carattere sociale, in termini estremamente stringati l'attuazione del diritto alla salute costituzionalmente affermato come un diritto incomprimibile e indisponibile, la cui affermazione passa nel diritto alla sicurezza nei luoghi di lavoro, a tutela ambientale e alla salute come aspetti strettamente interconnessi. Un altro protagonista di quella stagione, una sponda politica a queste lotte, dando a questo termine il miglior significato possibile, è stato Pippo Torre, un grande amico, consigliere regionale dal 1985 al 2000, scomparso proprio settimane fa, sempre in prima fila per l'affermazione della salute, dell'ambiente salubre e della giustizia sociale in modo coerente e oltre ogni appartenenza politica, che sarebbe stato sicuramente in questa sala se non avesse avuto seguito. Grazie.